Siamo adesso insieme ad Anna Pesenti Buonassisi per parlare di un nome importante prima del mondo della musica italiana, ma quest'anno è l'anno dell'Unità d'Italia, quindi benvenga una voce forte e che unisce così tanto come quella di Albano, Anna, no? Certo, che poi durante il festival lui ha anche vinto la serie dei 150 anni col Va Pensiero, per cui non è con noi oggi con grande dispiacere, però è con noi col pensiero. Ed è molto amato, ha molti amici, è un'amica speciale che sei tu, Anna, che sei qui per testimoniare il lavoro di Albano anche per la terra, perché forse anche la forza della voce di Albano sta in questo segreto suo intimo che non ha mai nascosto, di non aver mai dimenticato le origini. Assolutamente no, Albano si definisce un contadino e io lo posso testimoniare con i piedi per terra. Albano è iniziato negli anni 60, è stato il primo di tutto questo gruppo di cantanti che poi si sono buttati a fare il vino, perché aveva promesso suo padre, quando è venuto al nord, che i primi soldi li avrebbe dati per fare la vigna. Così è stato e oggi ha creato un impero straordinario, un villaggio stupendo. La Puglia l'ha nel cuore, in tutto il mondo li porta, non solo la bella musica ma anche la cucina, il vino. E lui, pensate che spesso, quando è in giro per il mondo ed ha delle serate speciali, lui va nel ristorante dell'albergo e cucina lui per gli ospiti. Albano ha poi un altro quid in più che è tipico della gente che ha questo rapporto forte con la terra, del mondo contadino mai dimenticato: la capacità di sapere che nella vita ci sono i momenti di felicità ma anche quelli di tristezza. È un grande esempio Albano di uomo capace ogni volta di rialzarsi, di reagire. Assolutamente sì, ad Albano ha avuto tanto, tantissimo, però ha pagato tutto, non gli è stato regalato niente. Quello che ha fatto se l'è meritato in tutti i modi, si è rialzato in momenti molto pesanti, sappiamo quali. Adesso ne ha avuto un altro dal quale si è risollevato benissimo, lo aspettiamo tutti perché gli vogliamo un bene enorme. Lui ha una forza straordinaria dentro e soprattutto lui ha una grande fede, è quello che l'ha aiutato nei momenti peggiori della sua vita, e bisogna riconoscerlo, oltre che i piedi per terra. Parliamo però un po' anche dei suoi vini, cosa c'è di questa sua personalità dentro le sue bottiglie? C'è la sua anima, perché il vino è la vita, per Albano il vino è lui, tutto quello che guadagna, l'impegno in questa cantina che ha fatto, straordinaria. C'è questo Platone, ma lui è partito con un vino, con i vini più legati al papà, Don Carmelo, Felicità, le sue canzoni, poi invece ha fatto, cioè Platone il primo che ha parlato del vino, il trapianto del vino greco in Italia, è uno che poi va alla ricerca delle cose, Basiliano, cioè c'è tutta una ricerca che Albano fa, si riesce a, lui si mette in gioco sempre in prima persona, anche in questo settore si è buttato in proprio con l'anima, come da lui. Proprio Albano è uno che se ti dà l'amicizia, ti dà il cuore, te lo dà a vita. Cioè è un'amicizia su quale puoi contare sempre, se anche lui non c'è, però sai che c'è. E questo è importante. Anna, tu sei una donna del vino, nel senso che appartieni a questa associazione straordinaria che gli amici di Vinitalia stanno imparando a conoscere in questi giorni. Abbiamo sentito la presidente Martuscello, poi avremo anche tanti altri momenti di incontro. Ecco, come si diventa donna del vino e perché? Ma guarda, io ho partecipato fin dalla fondazione a Firenze. Io sono bergamasca, in casa mia si è sempre bevuto vino, però io lo bevevo poco perché diventavo subito rossa qua e mi dava fastidio. Poi ho incontrato sulla mia strada un pugliese che si chiamava, dico purtroppo si chiamava perché è scomparso 7 anni fa, Vincenzo Buonassisi, che mi ha proprio per mano condotto ad imparare a mangiare, a bere, a cucinare, ad apprezzare le cose belle e buone della vita. Abbiamo fatto diversi libri assieme, mi ha fatto conoscere il sud in maniera, nel modo più bello possibile. Senti Vincenzo, tu ne parli col giusto pudore, con grandissima dignità, però è uno di quegli uomini che ha lasciato un segno nel mondo della televisione italiana. Prima hai detto una cosa che io la ricordo da ragazzino, ma la ricordo in maniera vivida. Quale?
Bermanacolo al giorno dopo, è un programma che è andato per 15 anni, pensate che in quegli anni portava al telegiornale 18 milioni di persone, oggi si dice quando 5, 6, 7, 8, 18, è vero che c'erano meno televisioni, e pensate che a distanza di anni, io anche qualche giorno fa ho incontrato un taxista e mi ha detto, signora Anna, dico perché questo profumo? E sono arrivato, non mi ha fatto pagare la corsa, mi ha detto il ricordo del dottore è suo. E io trovo tanta gente, tanti ragazzi che mi dicono il dottore ci ha insegnato a mangiare, ha insegnato la mamma a cucinare, cioè era soprattutto un uomo di grande umanità, sempre di buon umore, sempre allegro, sul sorriso sulle labbra, e questa è la cosa secondo me più bella di tutte. Ha lasciato un ricordo straordinario questo uomo, a distanza anche di anni. E grazie ad Anna, come vedete, la nostra TV parla certo di prodotto, ma ama parlare anche di persone, persone che oggi animano ancora un mondo, ma anche di memoria, di persone che hanno lasciato i segni. Con Anna ne abbiamo ricordato più di uno di queste persone, e questa è la vera mission dei Vini Italia, provare a raccontare certo il vino, ma soprattutto continuare il grande racconto dell'avventura umana. Oggi abbiamo conosciuto una donna del vino e insieme a lei diverse altre storie, come quella di Albano, che sono certamente storie speciali di un'Italia che ha sempre più voglia di vincere. Civiltà del cibo, civiltà dell'uomo.